In questo video andremo a vedere una lavorazione singola cementata da scansione intraorale. Importiamo i nostri modelli inferiore e superiore. Andiamo ad orientarli impostando la vista frontale. Aggiungiamo la ricostruzione corona su 37. Flusso colonne e ponti, in questo caso libreria denti. Possiamo andare a rinominare selezionando il materiale con cui verrà fresato il manufatto ed eventualmente anche la libreria denti, se vogliamo modificarla e iniziamo. Primo passo: posizionamento del dente. Una volta posizionato il dente, andiamo a definire la tipologia di lavoro corona 37 cementata. Andiamo a definire la margin line in caso di scansione intraorale. Andremo a togliere la spunta verde dai bordi perché, non avendo un bordo, lui andrà a riconoscere la preparazione, sempre modificabile. Una volta fissata la margin line, finalizziamo e gestiamo l'inserzione della corona, che può essere da vista o come in questo caso da inserzione ottimale, e procediamo. Andiamo a definire la parte interna della corona. Ci verrà mostrato un'anteprima del nostro interno con relativo bordo segnato in verde. Andiamo a compensare lo spessore minimo e integriamo al nostro margine. In questo caso la corona adesso è stata adattata. Procediamo con un anatomico saldato e ci verrà chiesto di rispettare lo spessore minimo, se vogliamo. A questo punto abbiamo sempre gli strumenti di modellazione attivi. Procediamo con finalizza lavoro. A questo punto è possibile esportare la nostra corona con relativi file di costruzione. Ed il lavoro è terminato.